Sua Eccellenza il Maresciallo Badoglio visita le nostre prime linee per osservare l'esecuzione del suo piano di avanzata. Sulla zona collinosa che dista 16 km in linea d'aria dall'Ambaradam, roccaforte di Ras Mulugietà, tutto è pronto. Nei vari fortini di pietra i cannoni puntati sulle posizioni nemiche tacciono in attesa del comando di aprire il fuoco. Della guerra d'Etiopia conosciamo sostanzialmente molto gli aspetti militari, molto gli aspetti diplomatici, moltissimo tutto ciò che ha provocato sul piano della politica europea, sul piano della politica internazionale tra Italia fascista e gli altri paesi. Poco conosciamo su ciò che fu la guerra d'Etiopia nei confronti dei gruppi di potere finanziari ed economici italiani e quanto essa giovò a questi gruppi sul piano della speculazione, sul piano degli investimenti, sul piano diciamo dell'accaparramento di risorse che venivano camuffate appunto dietro le esigenze di carattere bellico. L'ordine di avanzare è stato diramato alle truppe. Colonne di carri d'assalto avanzano rapide e formidabili, aprendo la strada alla fanteria. La guerra di Etiopia è stata anche, direi quasi soprattutto, un grande affare sia per i gruppi finanziari ed economici italiani, ma sia anche per le gerarchie fasciste che in un modo o nell'altro, direttamente e indirettamente, stavano in contatto con questi gruppi finanziari e, come dire, mettevano la faccia, diciamo, per accaparrare loro personalmente risorse, soldi e per farli accaparrare ai gruppi che si muovono dietro di loro. Quindi è un gigantesco business che arricchì pochi e impoverì molti sostanzialmente. Impoverì il paese, perché il paese fece uno sforzo enorme per vincere questa guerra, fece uno sforzo enorme e lo fece diciamo in un momento in cui tra l'altro era pure poco propizio farlo, perché insomma la crisi internazionale, la crisi economica che ancora come dire in qualche modo si faceva sentire, si era fatta sentire anche in Italia, quindi in un certo senso era forse il momento meno favorevole per uno sforzo di questo genere. Questa osservazione è maggiormente giusta e corretta se si analizza pure in che modo Mussolini fu costretta a raccogliere le risorse per affrontare questo sforzo bellico. Un dettaglio di questo sforzo e di questo, come dire, indirizzo che Mussolini dette al raccogliere le risorse viene dalle vicende petrolifere legate al Medio Oriente, che ci riportano a una vicenda che si trascinava addirittura dalla Prima Guerra Mondiale. La guerra d'Etiopia è stato anche la fonte di un errore da parte di Mussolini che definire stupido è anche poco. E questo errore viene da come Mussolini gestisce le fonti petrolifere di cui era venuta in possesso l'Italia attraverso una serie di vicende nel Medio Oriente. Mussolini, per ingaggiare la guerra in Etiopia, quindi per raccogliere risorse sufficienti a ingaggiare questa guerra, si vende dei pozzi petroliferi in Iraq, nel Kurdistan iracheno, pozzi dell'Agip che stavano cominciando anche a fruttare. Se li vende agli inglesi, questi soldi li utilizza fondamentalmente per finanziare la guerra d'Etiopia, con il paradosso che poi per acquistare la benzina, per, come dire, in qualche modo mettere in moto tutto il grande meccanismo bellico, sta benzina la compra dagli americani.